Allora, una settimana terminata con il grande successo al Consiglio di Stato, che ci ha visto in qualche modo far reintrodurre l'idrossiclorochina, una settimana in cui abbiamo avuto tanti contatti da tanti medici anche oltre confine, che ovviamente volevano capire come avevamo fatto ad ottenere un risultato del genere. Addirittura il nostro amico Harvey Risch, che è il professore di epidemiologia della facoltà di Yale negli Stati Uniti, mi ha chiesto l'ordinanza perché vuole tradurla ed utilizzarla nella prossima audizione al Senato con il nuovo presidente degli Stati Uniti. Una grande soddisfazione, quindi, per noi tutti, per il nostro gruppo, per il nostro comitato e per tutti i medici che hanno creduto in noi e in questa, diciamo, battaglia per riprenderci una possibilità di cura sperimentale che mancava in questi protocolli di cura precoce. Abbiamo comunque lavorato a tanto con medici che sono, diciamo, si sono fatti avanti e quindi sono usciti allo scoperto. Dopo la reintroduzione di questa idrossiclorochina, tanti ci hanno contattato in privato. Oggi proprio un altro nostro membro, che è un medico che lavora in Thailandia, mi ha spiegato che lì si utilizza la clorochina ed è entrato anche lui nella chat dei medici del gruppo che stanno stilando oramai da quasi 20 giorni un protocollo di cura precoce che possa essere poi girato a tutti i medici del territorio, perché quindi non condividendo quello nazionale, i medici stanno lavorando insieme sulle esperienze, quindi noi creeremo una sorta di protocollo di terapia domiciliare Covid-19 sulla base delle esperienze e le evidenze dei territori. Cioè, così come hanno curato, in questo modo faremo i protocolli. Quindi anche per dare un attimo di certezza in più ai tanti pazienti positivi Covid sintomatici che sono iscritti al gruppo, ai tanti che stanno arrivando, questa settimana altri 3.000 accessi nel gruppo, e quindi è importante avere certezza di cura precoce a casa. Quindi quello che dobbiamo fare tutti è essere convinti di non dover contattare il 118, di non dover andare mai in ospedale, ma di curarci a casa. I farmaci e le possibilità ci stanno, oramai sono chiare le evidenze anche diciamo, di quelli che sono i farmaci che vengono più utilizzati. Nelle prossime settimane, quando sarà, ovviamente, io mi auguro a breve, sarà pronto il protocollo dei medici, lo diciamo, sottoporremo anche alle istituzioni, faremo ovviamente una conferenza stampa su questo, per dire che i medici dei territori non condividono il protocollo nazionale, che hanno stilato un protocollo di un certo tipo, che poi possano condividere sia i cittadini con i medici dei loro territori che sono più abbandonati. Oggi mi sono anche sentito con una dottoressa della Repubblica di San Marino che mi diceva che loro hanno utilizzato l'idrossiclorochina fino a quando non sono usciti questi studi di The Lancet che poi hanno creato il problema, però adesso la stanno utilizzando anche loro un'altra volta. La nostra sta diventando sempre di più una grande realtà. Con la problematica dell'idrossiclorochina e con l'ordinanza del Consiglio di Stato si sono aperte possibilità, ovviamente, anche per tanti altri farmaci sperimentali, proprio perché è passato il principio che durante una emergenza sanitaria non è possibile effettuare degli studi randomizzati in fase precoce dei farmaci perché richiedono tempo e in quel momento i sanitari e i medici si devono dedicare ai pazienti, non possono certo dedicarsi agli studi randomizzati. E quindi, come è passato il principio per l'idrossiclorochina, che ovviamente non è la cura miracolosa del Covid, che sia chiaro, e chi ce l'ha a casa lo dovrà sempre assumere questo farmaco dietro il controllo e lo stretto controllo del medico e consultandolo. Quindi, se non c'è un medico di famiglia, dovrete sempre contattare qualche amico medico o rivolgervi al nostro gruppo dove qualche medico vi dirà se potete o non potete utilizzare quel farmaco in associazione con altri. Quindi non fate automedicazione che diventa controproducente.
pericolosissimo, diventa pericolosissimo. E questo è importante. Tenete sempre a casa tutti un saturimetro. Questo oramai spero che sia un messaggio che è passato per tutti, che devono avere i farmaci necessari, dei quali si parla sempre, e il saturimetro. E non aspettate l'esito del tampone. Oggi mi ha scritto una signora dicendo: noi abbiamo aspettato dai primi sintomi 6 giorni l'esito del tampone, papà ha 72 anni, dopo 6 giorni con la sola tachipirina è finito in ospedale e poi purtroppo è deceduto. Quindi stiamo attenti anche ai sintomi, soprattutto i più anziani e soprattutto quelli che hanno delle cronicità, delle malattie pregresse, stiano attenti a non sottovalutare questo virus. Sicuramente quello che dovete fare è non arrivare in ospedale, perché anche se adesso si stanno liberando le terapie intensive, noi non vogliamo proprio andarci in terapia intensiva, dobbiamo curarci a casa e vincere questo virus a casa. Che scrive Alina? Basta che il protocollo delle cure tempestive arrivi tempestivamente alla conoscenza dei medici di base. Esattamente. Noi lo faremo girare dopo aver fatto ovviamente un'analisi, diciamo, perfetta con tutti i medici che stanno collaborando, tanti bravi specialisti si stanno confrontando anche su quelle che sono le criticità nel corso del Covid e post-Covid. Stiamo cercando di creare, abbiamo creato un gruppo di lavoro molto importante. Non è facile seguirli perché poi tutte queste chat sono gestite anche da me, se non solo da me. E ovviamente devo moderare non solo nel gruppo Facebook, ma anche sulle chat di WhatsApp. Quindi capirete che sono oramai 3 mesi che dormo pochissimo e non mi dedico alla mia famiglia, a mia moglie, alle mie figlie così come dovrei, ma va bene così, l'importante è che tutti stiano bene. Io vi auguro una buona serata, è sempre un piacere salutarvi, è sempre un piacere salutarvi con il sorriso e vi raccomando, invitate medici nel nostro gruppo Facebook. Terapia domiciliare Covid-19 in ogni regione, invitate i vostri amici che ritenete essere positivi, sintomatici soprattutto, e rispettate le regole del gruppo, oltre ad iscrivervi tutti al comitato di scopo per il diritto alla cura tempestiva del Covid. Noi ci siamo e vi aiutiamo senza nessun problema, ma rispettate le regole e cercate di prendere le giuste precauzioni per non contrarre il virus. Vi saluto, ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao.